per altri fini, quello è un'altra cosa. Però parlando di stampa e su, veramente io rimango sconvolto quando leggo certe cose. Questa mattina un amico mi ha passato un articolo che è comparso sul Corriere della Sera sulla questione Messi-Inter, sì, okay? Sì. Dove ci hanno ricamato dappertutto, ma quello che mi ha veramente sconvolto è che a un certo punto sai che si parlava dell'ombra proiettata sul Duomo, sì. Così, e diceva il giornalista che l'immagine sul Duomo è un'illusione ottica, invece è verissima la rottura tra Messi e il presidente del Barcellona Bartomeu, che si giocherà la rielezione nell'estate del 2021. Ho smesso di leggere, cioè, perché non può un ignorante scrivere sul Corriere della Sera. Veramente, veramente, cioè, veramente. L'ho letto anch'io questa cosa. Ma non ha nessuna giustificazione, neanche il Corriere dei Piccoli deve scrivere una cosa del genere. Vabbè, ma ieri il presidente dell'Inter l'ha detto chiaro, dice: se questo signore per mesi volesse venire, come lo pago io? Non abbiamo soldi per pagare una... Cioè, non l'ha detta proprio Suning, la riportata delle dichiarazioni dalla Cina, sì, del suo gruppo, ecco. Sì, sì. Però il senso era questo. No, poi oltretutto, visto che siamo in argomento e insomma ne discutiamo, abbiamo già discusso con nella tertulia precedente, ma perché i media italiani continuano a fare questa basso giornalismo, prendendo una immagine di un social, di una TV dove il presidente dell'Inter ne ha una quota di maggioranza, che devono promuovere la partita della partita Inter-Napoli, e hanno fatto questa cosa però non mettendo il nome e il numero sulla maglia, che hanno inserito quando è arrivata in Italia. Ma la Gazzetta dello Sport, del Corriere della Sera, che voglio dire, io l'abbiamo detto la settimana scorsa, quando la RAI fa questi sfornoni, era come quasi qualcuno che diceva tempo fa: beh, se lo dice la BBC sarà per forza vero, no? Certo. Per una parte della generazione dell'immaginario collettivo della società italiana, se lo dice la RAI sarà per forza vero. Ecco, come fanno giornali come la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera, che hanno una storia ultracentenaria, a fare una cosa, a pubblicare un'immagine camuffata dai social network? Ma ormai credo che sia solo una questione di soldi, perché altrimenti non puoi spiegare delle cose del genere. Ma la stessa cosa, io sempre, usando una battuta, ho sempre detto che negli ultimi 2 anni Sky è diventato praticamente Juventus Channel, sì. Perché non puoi, cioè è insopportabile, cioè sentire i personaggi che parlano, ce ne sono alcuni equilibratissimi eccetera eccetera, ma per esempio quelli che vanno controcorrente sono subito stati messi da parte. Sì. Ma o sei allineato o ti mandano via. E anche lì la questione è che cercano di un po' di vendere giornali, un po' di riaccattivarsi, un po' di simpatie, quando invece per 2 anni hanno praticamente fatto pendere il bilancino proprio completamente da una parte. E mi stupisco, ma non ci sarà niente da stupire, che non uscirà neanche un rigo sul fatto che il fantastico uomo venuto dal Madrid anche quest'anno non vincerà la classifica dei cannonieri. E rischia, oltre a non vincere quella, non vincere poi la scarpa d'oro, avendo avuto la possibilità, che Lewandowski non ha fatto tutti questi gol al ritorno dal lockdown, e che Messi quest'anno non ne ha vinto il PCC, ma non ha fatto il numero di gol che faceva. Perché per proprietà transitiva, allora Immobile dovrebbe essere il giocatore più forte sul pianeta Terra. E secondo quello che dicono loro, sì, in teoria sì. Ma, vabbè, però insomma poi alla fine
sappiamo come funziona il marketing di Cristiano e quello ovviamente a cui si è collegata la Juventus. Il marketing non di Cristiano, delle multinazionali che sostengono e vendono i prodotti grazie a Cristiano. È bravo, sì, ma infatti sono quelli che fanno fanno la differenza. Poi esatto. Lo vedremo quando Cristiano terminerà di giocare, quando si aprirà le sue aziende, quando si aprirà, quando farà tutta la sua carriera da uomo immagine, eccetera, eccetera, e non farà nulla nel calcio. Leo probabilmente non sappiamo cosa farà dopo. La cosa che pensiamo oggi, al 29 luglio a luglio del 2020, noi pensiamo che Leo potrà fare magari l'uomo immagine del Barça, il dirigente, come fanno tanti, come fa Butragueño per Real Madrid, come fa Guglielmo Amor per il Barça. Sì, ecco, una cosa di questo genere. Poi chissà, ragazzi, magari diventerà il più grande allenatore del mondo di tutti i tempi. Questo non lo possiamo sapere, no? Però noi già possiamo capire che Leo lavorerà nel calcio e probabilmente o per la sua federazione o per il suo club in cui ha sempre giocato. Ma Cristiano, che cosa può fare nel calcio, Maurizio? Quando smette? Posso praticamente... non rispondere, sì. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Sì, puoi, sicuramente puoi. Va bene, ultima cosa, la situazione, prima di poi arrivare all'avvicinamento alla Champions, la situazione di Arthur. Insomma, noi abbiamo tante volte, abbiamo anche discusso tra di noi, giustamente, nel pepe della tertuglia, delle discussioni. No, inoltre una cosa, ma pure ci hanno detto che eravamo razzisti. Sì, perché, no, poi ecco, volevo arrivare, insomma, sui social ci hanno tacciato di tutto, a me Alberto razzisti, perché Alberto usava questa definizione sociale che si usa in Sud America, in particolare il Brasile, di favelero, cioè di persona che viene dalla favela, che ha una situazione sociale, culturale, che non è quella di quelli che invece sono cresciuti. Che inoltre io l'ho detto ben chiaro, perché sono il favelero che io ammiro, per esempio Carlinhos Brown, il musicista che poi Artur non è favelero, sia chiaro, attenzione. Carlinhos Brown, che è della scuola, che è della Mangueira, della favela della Mangueira, e c'è una scuola lo samba e gira il mondo con quella scuola. Da Rivaldo, per esempio, e te dico, facendo quegli spettacoli ha fatto dentro la favela, ha fatto l'ospedale, la scuola, eccetera, eccetera. Quella persona io lo ammiro tanto di capello. Comunque abbiamo avuto molte, insomma, una sana discussione qui su Radio Barça Italia, poi anche sui social network. Alla fine siamo arrivati a fine luglio, a quanto sembra ci avevamo molto ragione, che questa persona non era adatta a stare nel Football Club Barcelona. Quello che ha fatto mi sembra abbastanza grave. Il tempo ci ha dato la ragione. Esattamente. È anche quello che fa il proprio dirimpettaio, che invece si è prodigato nella sua giusta professionalità a continuare a giocare quando l'allenatore della Juventus lo mandava in campo sempre. Perché poi questo è anche un dato di fatto, che quando poi si critica Pjanic bisognerebbe capire se Sarri o è un imbecille, oppure è uno che sa che è l'unico giocatore che mette in porta gli altri e fa girare la squadra. Ecco, quindi le cose sono due: o l'allenatore campione d'Italia è un benemerito imbecille oppure no. Però secondo alcuni lo è, perché voglio dire, difendere, continuare a dire che Pjanic è un brocco, secondo me dai questa definizione a Cassar. Insomma, tutta questa situazione, Arthur sta così. Sergio, che dovrebbe fare il club secondo te? Rescindere il contratto, aprire un fascicolo anche lì per sanzionarlo, tagliargli lo stipendio, che dovrebbe fare? Quello, io taglio lo stipendio, basta, semplice. Se tu esatto, taglio lo stipendio, apertura di una procedura
o anche magari tramite la UEFA, perché lui sotto contratto, c'erano le cose che era sotto contratto fino al termine della stagione. Ora se tu fai giusto, come ti pare, sì, okay. Sì, 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 quindi, sì, okay, fai come ti pare, ma io non ti pago più. Esatto, fai come ti pare, esatto. Però io non ti pago più, basta, semplice. Allora, inoltre quello che diceva Max, che commentavamo prima, no? Prima della trasmissione, dice: ma se tu dice, vuoi fare il bimbo ribelle, no? Come fa questo, vabbè, e dice: te ne vai, che ne so, dice, alle Seychelles, a qualche paradiso. No, ma bastava andare alle Baleari o alle in Sardegna, non so, in Sardegna, vabbè. Vabbè. C'era bisogno di arrivare alle Seychelles, Alberto. Vabbè, sì, sì, vabbè, ma lo posso capire in quel senso. Ma tu te ne vai a uno dei paesi dove c'è la crisi pandemica più grande del mondo. No, questo, la crisi più grande con un sistema sanitario uno dei peggiori del mondo. Del mondo. E questo significa anche mettere a repentaglio il contratto che tu hai stipulato con il tuo nuovo club. Eh sì, perché ci esatto. Succede qualche cosa, beh, ma la cosa minima, ragazzi, prendersi il Covid e stare in quarantena in Brasile con rischio che la situazione peggiore, l'Italia chiuda le frontiere, peggio, non li faccia più rientrare, quindi il nuovo club dovrà, che certo no, ci metterà poco il club della Juventus andare dal governo e farsi aprire per Arthur, certo, però lo devi sempre fare, è sempre una rogna che tu dai al nuovo club, cioè significa professionalità zero. Sì, sì, esatto. Maurizio, sbaglio? No, no, dici benissimo, infatti è stata la goccia che dovrebbe colmare il vaso per far capire quanto bene abbiamo fatto a fare questa operazione. Sì. Esatto. Ma allora, la società... cioè, allora io, scusami Sergio, caratterialmente, non sto parlando tecnicamente, io caratterialmente tra un giocatore brasiliano e un giocatore slavo prendo 100 volte un giocatore slavo, perché sono sicuro che quello darà l'anima e sarà un grandissimo professionista. Sul brasiliano purtroppo tante volte mi darà torto. Sì, perché a parte cioè, lo abbiamo detto tante volte, il problema del tipico del calciatore brasiliano, salvo l'eccezione che conferma la regola, no? Come al solito. Certo, certo. È che non sono costanti. Non sono costanti. Ma poi sono scarsamente professionisti, dai. Sono indisciplinati e non costanti. E quella è una caratteristica del calciatore brasiliano, purtroppo. Sergio, dicevi? No, io volevo solamente dire che con queste situazioni qui, anche per rispetto di 150.000 soci e dei tifosi che ci sono nel mondo, bisogna usare il pugno di ferro, punto. Qui bisogna essere praticamente, non è che bisogna essere aggressivi, bisogna far rispettare praticamente il dipendente deve rispettare il proprio datore di lavoro, il club che l'ha assunto e che di cui c'è il contratto fino alla fine dell'anno. Perché se io o te o Maurizio o Alberto non andiamo a lavorare, il nostro datore di lavoro non sa se sia tanto contento, quindi anche lui deve andare a lavorare come tutti gli altri. E questo è il rispetto verso i 150.000 soci. È certo, no? Inoltre se il club le paga è perché le faccia a lui, le faccia un servizio al club. Se lui non se lo fa, non vedo perché le deve pagare. Sì, ma questo è veramente è stato il come. Eppure io vi dico, abbiamo detto anche precedentemente, la cosa scandalosa è il fatto che la stampa di regime gobbesca continua imperterrita a continuare a dire il colpo della Juventus, l'affare della Juventus. Certo, certo, come Rabiot e Ramsey. Esattamente, esattamente, esattamente. No, ma quello va bene. Questi sono i loro problemi. Adesso io non è che sono qua a dire che la Juventus non deve scrivere quello che vuole, ma io penso per me. Certo. Io sono tifoso del Barcellona, sono socio del Barcellona, io penso il rispetto che il giocatore deve portare nei miei confronti. Neymar era andato via, non tornava dal Brasile perché ha problemi con il Paris Saint-Germain, cavoli del Paris Saint-Germain e suoi, non sono problemi miei. E qui la stessa cosa, certo, solamente certo.
stavolta lui gioca in Barcellona, i problemi sono del club, quindi come noi che siamo soci, siamo proprietari del club, è un nostro problema. Ovviamente, finisci, vai Maurizio. No, ma è sacrosanto quello che dice Sergio, e comunque deve essere sbloccato lo stipendio e aprire un espediente con il UEFA. Sì. Esattamente. Senza proprio battere ciglio.